Bene, allora Giuseppe, abbiamo concluso la nostra ultima conversazione sul concetto del divenire dal punto di vista della visione, della filosofia greca. E ti chiederei di continuare questa nostra conversazione e spiegarci cosa intendi e cosa intende la nostra cultura con questo concetto. Ok? D'accordo, grazie. Avevamo chiuso l'episodio precedente, il secondo, questo è il terzo, con una ridefinizione, una schematizzazione del concetto, del modello concettuale che noi possediamo del divenire, che ci fa essere ciò che siamo, quindi informa il nostro pensiero, il nostro modo di approcciarci tra noi e soprattutto di approcciarci alle cose, alla natura, al mondo, all'universo, informa il nostro atteggiamento scientifico, il nostro atteggiamento epistemologico in genere, informa il nostro atteggiamento, il nostro modo di approcciare la temporalità, il tempo, quindi di pensare il tempo. E avevamo parlato del divenire come passaggio dal nulla all'essere. E ulteriore passaggio dall'essere al nulla. Nel momento in cui qualcosa o quando qualcosa è, tuttavia, quel qualcosa è come se rimanesse sospeso momentaneamente sul nulla, o come se il nulla fosse momentaneamente sospeso, fino a quando a quella cosa, a quell'ente, qualunque esso sia, evento, funzione, relazione, oggetto, fino a quando quella cosa non venga richiamata. Per ragioni che ovviamente il pensiero, la conoscenza, la filosofia, la religione, qualunque forma di scienza o di approccio epistemologico cerca di spiegare, fino a che quella cosa non venga ingoiata dal nulla. Il problema a cui i greci diedero la prima risposta che è diventata la risposta più banale, definitiva, nella storia del pensiero occidentale, è che il divenire, come lo formula Aristotele e lo ricodifica, anzi dando voce a una conoscenza, una coscienza quasi empirica del divenire stesso, vista l'evidenza dei fatti, è incontrovertibile dire che le cose da che non sono possono essere qualcosa fino a che non sono destinate a scomparire. Aristotele lo formula con quel suo famoso quando, di cui avevamo parlato nell'episodio precedente. Quando la cosa è, quando non è, non è. Bene, avevamo anche accennato a una problematica, a un problema di carattere, tra virgolette, morale di questa concezione. Io voglio subito derivarne una minima conseguenza. Quando una cosa non è, racchiude in nuce il problema della sua impermanenza, della sua precarietà ontologica. E la precarietà ontologica è la dimensione anche della rassegnazione al dolore, alla morte, parlando da un punto di vista prettamente umano. Questa precarietà ontologica è come se scaricasse una sorta di nemesi, cioè di vendetta, sugli oggetti. Nella misura in cui io sono precario, definisco il mondo stesso precario. Io sono di passaggio. Devo tornare cenere, alla cenere devo ritornare. Nel momento in cui io sono di passaggio, tutto il resto della realtà assumerà questo connotato e diventerà di passaggio. Se io sono di passaggio e tutto il resto è di passaggio, allora tutto il resto è manipolabile, deve essere oggetto di manipolazione, oggetto di distruzione. L'altro da me, il mio simile, può essere assassinato, scomparire nel nulla, tornare al nulla da cui proveniva. Le conseguenze etiche del concetto di divenire sono criminali. Come criminale,
è un Dio che produce le cose dal nulla e al nulla le fa ritornare, o può farle scomparire, distruggerle, annientarle, incenerirle in qualsiasi istante sia dettato dalla sua volontà. E quell'immagine del divino è la proiezione narcisistica della disperazione dell'uomo votato alla morte e del cortocircuito che la volontà di potenza dell'uomo votato alla morte realizza necessariamente. La volontà di potenza, inserisco subito questa categoria, che non è semplicemente severiniana, ma deriva da Nietzsche, prima di lui, da Schopenhauer e prima di lui ancora dalle Upanishad, visto che Schopenhauer è al pensiero orientale che si ispira, la volontà di potenza non è altro che la potenza stessa della prakriti, quindi dell'energia vitale che incessantemente esige di esistere, esige di essere. Mi piacerebbe richiamare qui le straordinarie ricerche filosofiche sull'essenza della libertà umana scritte da Schelling nel 1804, in cui, 1809, scusate, in cui Dio viene identificato, una prima fase perlomeno del divino, dell'abisso divino, viene identificata con questa volontà abissale che lui chiama collera, che è una collera esplosiva, distruttiva e creativa allo stesso tempo. Da cosa viene placata questa collera? Dalla proiezione che questa potenza esplosiva del padre, l'abisso divino del padre originario, racchiude in sé, cioè la parte infinitamente luminosa. Per cui una parte infinitamente luminosa si contrappone a una parte infinitamente oscura, tenebrosa. Bene, la parte luminosa, quella vitale, quella che vuole la vita, è la parte vincente, vale a dire il figlio. Ed è il figlio che placa la collera del padre. In Schelling c'è una stranissima, come dire, uno stranissimo ripensamento proprio dell'inconscio primordiale metafisico dell'essere. Lui è lì dentro che indaga. Si rifà a Jacob Böhme, naturalmente, alla mistica tedesca del Seicento, però di matrice boemiana. Ma questa idea, ovviamente per completare il cerchio, dobbiamo considerare lo Spirito Santo, che non fa altro che riequilibrare questo circuito, cioè questo rapporto che si instaura, questo circuito straordinario che si instaura tra l'abisso di oscurità del padre e l'abisso di luce del figlio. Lo Spirito Santo li ricompone insieme in un'armonia assoluta. Dice il male da che cosa viene risvegliato, dice Schelling, il male che era stato sepolto infinitamente e per sempre nell'eternità della natura divina dall'uomo, dalla libertà dell'uomo, che risveglia questo male che Dio non può più controllare, perché la libertà dell'uomo è un altro da Dio, e questo altro da Dio in rispetto e con coerenza non può che essere lasciato libero di agire, vista la libertà divina originaria che si proietta nella creatura umana. Sembra difficile, ma non lo è. Il problema è che nella nostra idea del divenire, e questo pensiero schellingiano, nel gran parte, anche se su un piano metafisico che sembra lasciar sfuggire la temporalità, quindi il passaggio dal qui e ora a un qui e ora successivo, il concetto di divenire, quindi di tempo, che l'eternità schellingiana racchiude e che anche qualunque dimensione dell'eternità in qualche modo implica, perché la pensabilità dell'eternità è difficile da una posizione temporale. Un detto ebraico dice che Dio ha creato il tempo perché tutte le cose non dovessero accadere nello stesso momento. Grande saggezza ironica del pensare ebraico. Ma il tempo non è da considerarsi come il luogo nel quale le cose trovano un'identità ontologica, cioè sono, e nello stesso tempo il luogo nel quale queste stesse cose scompaiono. Vale a dire, scompaiono nel nulla. Il tempo va pensato come l'organizzarsi delle cose stesse, del loro scaturire, del loro sorgere.
del loro insorgere. Ma il tempo va identificato con l'apparire stesso dei delle cose, degli enti. Cioè l'ente in sé è temporalità. Nella teoria della relatività il tempo non sono io, ma io mi muovo nel tempo, ovvero nello spazio-tempo. È come se, classico esempio per spiegare la relatività ai non addetti ai lavori, che è solo il modo migliore per capirla. Se noi prendiamo un lenzuolo e lo tendiamo, questo lenzuolo per noi si fingerà lo spazio-tempo. Il lenzuolo in sé non si muove, è statico. Sono le cose che si muovono sulla superficie del lenzuolo e quindi cambiano posizione nello spazio-tempo. Quando io metto una palla da tennis nel lenzuolo teso dalle nostre quattro braccia, quella palla da tennis creerà una piega nello spazio-tempo. E quello è il campo gravitazionale prodotto da un corpo celeste. Il corpo celeste a sua volta attirerà gli oggetti nella sua orbita. Quindi qualunque cosa noi, se prendiamo delle biglie più piccole della palla da tennis e più leggere, le facciamo muovere in questo spazio-tempo, inevitabilmente andranno a finire tutte nell'orbita, nella piegatura provocata dalla palla da tennis. Benissimo. Magari la palla da tennis non è troppo pesante, dovrebbe essere una palla da pallacanestro, ecco, che ci viene meglio. O meglio ancora da baseball, che è bella soda. Fa anche male. Se arriva... Il problema che qui stiamo cercando di approcciare da più punti di vista è questo, che se è vero che il tempo, lo spazio-tempo, cioè il dispiegarsi dell'essere in quanto tale, è lì e noi ci muoviamo all'interno di questa spazio-temporalità, cambiando posizione sia da un punto di vista temporale sia da un punto di vista spaziale, noi siamo quello stesso movimento di energia dello spazio-tempo. Infatti, nella teoria della relatività einsteiniana, lo spazio-tempo è energia. E ciò che si manifesta all'interno dello spazio-tempo non è che una modalità, una variabile di questa energia. Ma attenzione, ancora siamo nell'ambito della possibilità di pensare gli enti come un nulla che viene dal nulla e al nulla ritorna. Quindi un momento transeunte, precario, di passaggio nello spazio-tempo. Come si può sanare questa contraddizione? Non si può sanarla scientificamente, perché scientificamente l'approccio non richiede né questo genere di istanze filosofiche, metafisiche, ontologiche, etiche, ma lo si può sanare filosoficamente, cioè avendo attenzione e cura per una sapienza che non è la sapienza della nostra esperienza, non è la sapienza del nostro io empirico, che legge la realtà e si attesta a una presunta evidenza che questa realtà dispiegherebbe ai nostri occhi. Ma è una sapienza alla quale ci dobbiamo richiamare da un punto di vista del linguaggio, degli argomenti e della logica, e muovendola in maniera radicale, quindi muovendo in maniera radicale argomentazione, logica, per giungere a una ridefinizione di ciò che è la sapienza, che non appartiene alla sfera dell'io empirico, a quello che io vedo, a quello che la civiltà, attraverso l'occhio dell'uomo che l'ha edificata, vede. L'occhio, la mano che costruisce, l'occhio che guarda, il corpo che interagisce con altri corpi, le menti che si relazionano, gli spiriti che edificano civiltà e costruiscono mezzi per raggiungere scopi, edificano e costruiscono un mondo a loro immagine e somiglianza, esattamente come il Dio
ebraico-cristiano, ma non è la verità questo mondo. È un'immagine. L'immagine di quello che noi costruiamo ed edifichiamo in base al fatto che crediamo di essere sospesi nel nulla, sgambettanti in questa specie di nulla che a volte ci sembra vuoto, a volte ci sembra una gelatina che ci avviluppa da tutte le parti, che sta per ingoiarci, che prima ci espelle, ci muove nel mondo e poi ci riprende all'improvviso. Il divenire quindi, che va pensato come temporalità, indubbiamente, è il luogo stesso in cui gli essenti, le cose, gli enti, chiamiamoli così per ora, appaiono, ci sono, tangibili, esistono. Ma quello che dobbiamo innanzitutto rovesciare è il modo di guardare l'ente, di guardare l'ente che è. Allora, se da un lato, dal punto di vista dell'approccio epistemico, noi consideriamo l'ente nella sua singolarità e non lo consideriamo nel suo collegamento, nel suo relazionarsi strutturale con la totalità degli altri enti, qualunque forma, qualunque apparire venga alla luce degli enti collegati fra di loro, quindi l'essere qui e ora in questa stanza con questi oggetti con te e parlare e dire queste cose, già ci sfugge una verità sostanziale dell'ente, e cioè che l'ente non va alienato dalla sua costellazione, ma ne è assolutamente, concretamente parte integrante. Ora, se già approcciamo tutto questo, approcciamo il discorso in questo modo, ci rendiamo conto della vastità del senso dell'apparire. Non è solo Dario o Giuseppe che appaiono, ma Dario e Giuseppe appaiono in un contesto strutturale di indiscernibili, cioè di cose che non si possono separare l'una dall'altra. Anche se Dario ipotizza che potrebbe in questo momento trovarsi da tutt'altra parte piuttosto che qua, questo non cambia lo stato delle cose. Può cambiare questo stato di cose da un momento all'altro, possiamo spegnere la macchina, alzarci dalle sedie e andarcene. Ma il concatenarsi di tutti questi eventi, che è strutturale, che poi esso sia da iscriversi all'interno di una necessità, di una ananche suprema, o vogliamo interpretarlo come iniziativa arbitraria che prendiamo da un istante all'altro, è anch'esso assolutamente irrilevante, perché quello che sta accadendo è quello che è e che tutto sommato deve accadere. Bene, questo legame che l'ente implica non può essere concepito all'interno di un pensiero che vede il divenire come il passaggio dal nulla al qualcosa e dal qualcosa al nulla che lo ingoi nuovamente. Perché l'identità dell'ente è costituita da tutte le differenze che lo fanno tale. Le differenze non sono, non devono essere considerate come la negazione di stati di identità successivi, secondo come la dialettica hegeliana presumeva, ma devono essere intesi come stati integranti, strutturali, l'identità complessiva. Cioè l'identità è nella differenza. Il fatto che Dario differisca nel suo stato attuale dallo stato precedente e dallo stato successivo, che prima fosse in automobile, che adesso si trova seduto a questo tavolo, che mi sta guardando, e che dopo andrà a mangiare e che successivamente andrà a farsi una passeggiata o tornerà a casa per dormire, questi stati, nella loro differenza, non sono la negazione l'uno dell'altro,
sono tutti stati integranti di un'unica dimensione di successione che l'apparire necessariamente implica, ma che necessariamente è se stesso, in tutto il suo sviluppo. E quando Dario non c'era? E quando Dario fra 200 anni non ci sarà più? Dov'è Dario? Dario è e non può non essere più. Ma a questo dovremmo rispondere nella puntata successiva.